Tra due squadre in emergenza difensiva non poteva che finire con tanti gol, ben 6, ma il Pescara ha gettato al vento una vittoria acquisita che per giunta avrebbe meritato. Il Brescia di Cristiano Bergodi, ex del Pescara da giocatore e da allenatore, evita la sconfitta sotto gol all'ultimo respiro. I bresciani arretrano Budel sulla linea dei difensori, in avanti il funambolo Sodigna, da Manforte a Caracciolo. A centrocampo c'è anche l'ex Teramo Coletti. Pasquale Marino, senza Schiavi, Ciosic e Capuano, decide di far giocare finalmente Zuparic al centro della difesa. Risulterà tra i migliori. In attacco Politano preferito a Cutolo e Mascara dall'inizio al posto di Maniero. Subito al terzo minuto ci prova il Brescia, vince un contrasto Scaglia, se ne va sulla sinistra, il suo diagonale è telefonato, para a terra Belardi senza nessun problema. Al 21esimo i bresciani in vantaggio, punizione dai 25 metri, il tiro di Paolo Grossi che sorprende Belardi. C'è stato un fallo su Sodigna, la punizione dai 25 metri, il sinistro di Grossi che si è infilato in rete, Belardi che si abbassa, la palla invece no. Dunque Brescia in vantaggio al 21esimo, la reazione del Pescara che si fa vedere per la prima volta in area di rigore dopo il gol subito, sbaglia un difensore del Brescia, ne approfittano i biancazzurri, ma c'è la palla messa in calcio d'angolo all'ultimo momento. Il Pescara ci prova in tutti i modi, prende le redini della partita, qui un diagonale di Mascara viene deviato in angolo ancora da Cragno, ma al 34esimo arriva il pareggio dei biancazzurri, questo fallo al limite dell'area di Zambelli su Ragusa, il calcio di punizione viene ammonito qui Zambelli, calcio di punizione affidato al destro di Mascara, deviazione influente di un uomo del Brescia in barriera e il Pescara che pareggia, dunque 1-1 al 34esimo, è chiaramente deviato dalla barriera il destro di Mascara che si fila in rete. Il Pescara riesce a trovare anche il gol del vantaggio, azione che inizia da Balzano, poi Rizzo che pesca in area Ragusa, splendido Antonino Ragusa che anticipa il portiere per il 2-1 e il 44esimo. La difesa del Brescia esce ma non in tempo e Ragusa si trova solo davanti al portiere, in spaccata mette dentro, ottima l'intuizione di Giuseppe Rizzo. Il Pescara va a riposo sul vantaggio di 2-1. Nel secondo tempo Bergodi propone Juan Antonio al posto di Mandorlini, ci prova il Brescia al nono minuto, il tiro di Sodigna dopo che ha lavorato bene un pallone al limite dell'area è angolato, però è debole para l'attento Belardi, ma al dodicesimo arriva il terzo gol del Pescara, vedete Matteo Politano semina avversari, si accentra e poi il sinistro rasoterra angolato, nulla da fare per il portiere Cragno. Politano che è stato anche fortunato nel vincere un rimpallo, nell'accentrarsi da destra verso il centro al limite dell'area di rigore. Il Pescara potrebbe segnare ancora, la palla per Brugman, l'esterno che esce fuori dallo specchio della porta, ottimo momento dei biancazzurri. Il Brescia però si fa avanti, palla in area con il diagonale che vediamo ancora una volta di Juan Antonio, che era entrato in campo all'inizio del secondo tempo, e poi qui torre di Caracciolo per Juan Antonio che gli restituisce il pallone, diagonale dell'Airone, gol, e il 2-3. Era il 31esimo del secondo tempo, con il Brescia che riduce le distanze con Caracciolo che sorprende Belardi. Poi qui al 39esimo il fallo di Zambelli su Rossi, lanciato in contropiede, seconda ammonizione ed espulsione quindi per Zambelli, ma poi quello che non ti aspetti arriva qui al quarto minuto di recupero, Caracciolo rimette verso l'area di porta una palla lunga, Zauri purtroppo per il Pescara nel mischione è l'ultimo a toccare nella propria porta, e il 3-3 finale, amarezza biancazzurra proprio all'ultimo respiro.